La cosa che veramente mi auguro è che ben ritrovati in diretta con la nostra edizione, qui per gli aggiornamenti del caso, qui per leggere le novità anche dal web. Tra poco saremo invece in collegamento con Dario Savtic, giornalista della Voce del Popolo, per la situazione oltre confine. Nel frattempo vedete il titolo: Governatori, Federica II dietro a Zaia. Questo per quanto riguarda gli indici di gradimento dei governatori in Italia, e quindi Massimiliano Fedriga dietro a Luca Zaia, del presidente della regione Veneto, tra i governatori più popolari. Fra i sindaci invece, bene Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, ottavo; Di Piazza invece al 77° posto. Un aggiornamento che viene dato anche dal Piccolo, dal Sole 24 Ore, che ha diramato questa mattina tale graduatoria, tale classifica sulle domande. Il governance poll, che come si chiama in gergo tecnico. Allora, noi ci colleghiamo con Dario Savtic, giornalista della Voce del Popolo, che è con noi telefonicamente. Grazie intanto del collegamento e buongiorno. 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 Allora, noi abbiamo parlato nel corso delle nostre edizioni in diretta, nei nostri telegiornali, in questi giorni in particolare, della situazione che si sta verificando nei paesi come Slovenia, Croazia, in Serbia, ma anche in Bosnia, per capire il contagio da coronavirus, quanto sta mettendo in difficoltà questi paesi e ovviamente anche i flussi da e per i paesi dei Balcani. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è abbastanza grave in Serbia, dove abbiamo centinaia di nuovi casi al giorno, dove in pratica si pensa di tornare al lockdown. È abbastanza grave anche in Bosnia, un paese diviso tra due entità, insomma, che fatica a trovare un accordo sulle modalità per fronteggiare l'epidemia. Quindi anche in Bosnia abbiamo alcune centinaia, meno che in Serbia, di casi al giorno, e anche il sistema sanitario, insomma, non è che sia sempre all'altezza delle sfide che si presentano. In Croazia la situazione all'apparenza è più tranquilla, abbiamo alcune decine di casi al giorno, circa dai 50 ai 90, però sono concentrati soprattutto nella capitale Zagabria e nella Slavonia, quindi verso la Serbia e verso la Bosnia, quindi è evidente che si tratta di casi importati da questi due paesi, però non sempre si riesce a trovare i contatti, quindi l'epidemia, focolai di epidemia si sviluppano in diverse zone. La situazione invece è molto più tranquilla lungo la costa, paradossalmente, nonostante vi siano oltre 350.000 turisti. In Istria oggi abbiamo un caso, si tratta di un contatto di un caso precedente già ben noto, a Fiume non ci sono nuovi casi, in Dalmatia pochissimi. Quindi la situazione paradossalmente è più tranquilla laddove ci sono i turisti che provengono dalla Slovenia, dalla Germania, dall'Italia, molto meno verso i Balcani, che sono diventati in un certo senso il nuovo focolaio d'Europa. Perché? Perché sono zone che non hanno avuto in realtà la prima ondata. Quella prima ondata che aveva colpito l'Italia, la Lombardia in particolare, ha risparmiato i Balcani. Ora in pratica i Balcani si ritrovano realmente da fronteggiare la prima ondata, però lo fanno senza il lockdown. Il lockdown l'hanno superato, come l'hanno superato tutti gli altri, si sono rilassati, soprattutto in Croazia, ci sono gli spettatori nelle partite di calcio, è stato organizzato persino un torneo di tennis internazionale, che si è rivelato un focolaio, dove persino il numero uno al mondo Djokovic è finito contagiato. Quindi c'è questa una sorta di ballo col virus, si cerca di non chiudere tutto per non danneggiare il turismo, e d'altro canto c'è questa preoccupazione che la pandemia possa prendere piede, Ma soprattutto in Slovenia, sono molto. Sì. proprio sul fronte turistico si è parlato anche di un'accelerazione di rientri, soprattutto degli sloveni in Croazia, ma anche di altri turisti del resto d'Europa. Corrisponde?
Ma la Slovenia ha inserito la Croazia sulla cosiddetta lista gialla. La lista gialla sarebbe la lista dei paesi a rischio, paesi per i quali non è prevista la quarantena per chi entra in Slovenia, però sono previste misure di sicurezza. Questo ha messo molta gente in apprensione, ha messo in apprensione anche gli sloveni che trascorrevano le vacanze in Croazia, che a un certo punto hanno temuto che tornando in Slovenia sarebbero finiti per 14 giorni in quarantena. Non è così, la quarantena è prevista soltanto per coloro che rientrano dalla Bosnia e dalla Serbia. Ovviamente, come si fa a sapere se uno sloveno, e molti hanno parenti, sono anche di origine serbo-bosniaca, sono rientrati da lì? Ebbene, c'è tutta una procedura molto farraginosa per scoprire se questa gente ha trascorso realmente le vacanze in Croazia, quindi in zone ritenute abbastanza sicure, oppure proviene dalla Serbia e dalla Bosnia. Questa procedura ha fatto sì che si sono create file infinite al confine, sia quindi non soltanto in entrata in Croazia, ma anche in uscita dalla Croazia verso la Slovenia. Per il momento non ci sono problemi per il traffico di transito, i turisti hanno avuto paura, però diciamo, qualsiasi turista che voglia rientrare dalla Croazia, sia che sia italiano, austriaco, sloveno, tedesco, può transitare liberamente attraverso la Slovenia, non avrà problemi di nessun genere. Dovrà semplicemente sobbarcarsi file abbastanza lunghe al confine, perché è in attesa che si vengano espletate tutte le procedure burocratiche di controllo. La speranza è che questo non duri a lungo e che insomma, la Slovenia rimetta la Croazia sulla lista verde dei paesi per i quali non ci sono problemi di sorta, tanto più che non è che le differenze tra i due paesi siano eccezionali dal punto di vista dei dati. La Croazia ha più dati, però più casi positivi, però anche una popolazione che è più del doppio di quella della Slovenia, quindi è inevitabile insomma, che ci siano delle discrepanze, ma non sono tali insomma, da dover adesso creare una situazione di allarmismo. È necessaria sicuramente la cautela per i paesi che sono più a est e questa cautela è stata introdotta, ma diciamo che per adesso la situazione è tutto sommato sotto controllo e che per i turisti, a parte le code al confine, non ci sono problemi di sorta. Ok, da un punto di vista dell'attenzione dell'Italia c'è quella di richiedere anche maggiori controlli ai confini, cosa che poi invece era diciamo ribaltata se andiamo a guardare qualche mese fa, dove erano gli altri a volersi tenere a vista chiaramente una situazione italiana che era abbastanza calda. Ma diciamo che da questo punto di vista la Slovenia è una specie di diga per l'Italia, al suo confine ha posto l'obbligo della quarantena per chi proviene dalla Bosnia e dalla Serbia, quindi da questo punto di vista difende anche l'Italia da possibili rischi di contagio, quindi diciamo che l'Italia può stare relativamente tranquilla, certo c'è sempre la possibilità che qualche cittadino italiano passi, perché non vengono ovviamente bloccati gli italiani, ci sia dei focolai, ci siano dei focolai come si sono verificati qualche giorno fa nel Veneto, però sono rischi inevitabili, ma diciamo che tutto sommato comunque sia la Croazia che la Slovenia stanno piuttosto attente, stanno attente a controllare qualsiasi contatto di persone contagiate, da questo punto di vista si muovono abbastanza bene, quindi i rischi per l'Italia penso che siano abbastanza limitati, insomma è un po' come la faccenda del flusso migratorio, qualche migrante passa sicuramente attraverso le maglie dei controlli croati e sloveni, però insieme diciamo che i controlli al confine esterno di Schengen e al confine esterno dell'Unione Europea sono abbastanza rigidi da rendere tutto sommato la situazione in Italia abbastanza tranquilla da questa ottica. Sotto un profilo turistico, detto che la costa è quella che probabilmente ha risentito di meno, anche il settore degli albergatori, come ha inteso questo focolaio che si è scatenato nei paesi? Sicuramente gli albergatori sono preoccupati per quello che è successo, ma c'è da dire che dopo il lockdown nell'Europa occidentale praticamente la maggior parte degli alberghi non ha aperto i battenti. Quindi chi temeva di non avere ospiti in realtà non ha, ha reagito già per tempo, chi invece ha aperto ovviamente spera che quest'ultimo focolaio non colpisca troppo il settore turistico. Per adesso non ci sono sentori che questo focolaio realmente possa danneggiare il turismo più di tanto, anche perché i flussi turistici si sono ridotti di volto, sono circa il 30% di quello che erano in precedenza negli anni scorsi. E comunque attraverso il sistema Enter Croatia, che è il sistema
con i quali i turisti devono notificarsi per entrare in Croazia, almeno i turisti di parecchi paesi che devono sottostare a dei controlli, ebbene c'è 1 milione di turisti che si sono messi in fila per entrare in Croazia, quindi molti, forse parecchi anche di questi rinunceranno alla prenotazione, ma però per adesso insomma non sembra che chi la paura abbia preso il sopravvento. Non ci sarà una stagione turistica come negli anni scorsi, nelle zone più a rischio dove c'erano maggiori assembramenti come la famosa spiaggia di Virce sull'isola di Pago, ovviamente tutti i festival sono stati sospesi, quindi le misure precauzionali sono state prese dalla Croazia anche su richiesta della Slovenia, non ci saranno festival all'aperto, non ci saranno grandi concerti, ma per il resto diciamo la speranza è che la stagione turistica tutto sommato possa andare avanti in relativa tranquillità. Certo, certo. Se c'è qualcos'altro che magari non ho domandato e che è degno di essere messo in evidenza, aggiungi pure, insomma. Ma l'unica cosa che si può dire è che sia in Slovenia, ma soprattutto in Croazia, la situazione appare rilassata, troppo rilassata rispetto a forse a quello che è la situazione reale. Cioè i croati hanno visto che la prima ondata della pandemia non li ha praticamente minimamente sfiorati e non si attengono sempre a quelle misure di sicurezza alle quali sono abituati gli italiani, cioè a partire da Trieste o i tedeschi o gli austriaci. Quindi chi arriva dall'Italia e troverà una situazione molto rilassata da questo punto di vista, forse troppo. Quindi chi viene comunque farebbe bene a mantenere quelle precauzioni che sono d'obbligo in Italia, che sarebbe giusto seguirle anche in Croazia. Ecco, questo è forse il consiglio da dare. Ma possibile che in questi paesi più colpiti si arrivi a un lockdown come l'abbiamo conosciuto in Italia? Ma praticamente i paesi lockdown l'hanno già avuto e l'hanno superato prima dell'Italia, e a questo punto non c'è da attendere su un lockdown di questo tipo. Soltanto in Serbia forse qualcosa ci potrà essere, ma negli altri paesi assolutamente no. La Croazia sta cercando appunto in maniera abbastanza elegante di superare questa che per la Croazia tutto sommato la prima ondata di pandemia, e finora le cose vanno abbastanza bene, quindi non c'è da attendere assolutamente che per adesso fino all'inverno, almeno fino a tardo autunno, si arrivi a qualcosa di simile. Assolutamente non è nelle previsioni, tutti cercano di evitare una situazione del genere, anche perché si è visto che ha gravi conseguenze dall'ottica finanziaria ed economica. Ho capito. Benissimo, io ringrazio davvero tanto Dario Savtic della Voce del Popolo per questi aggiornamenti, una buona giornata. Grazie e arrivederci. Grazie ancora, una buona giornata e a risentirci. Così abbiamo avuto anche il polso di chi tratta quotidianamente questioni di natura di cronaca dei paesi summenzionati, e quindi anche la percezione di quelle che sono le prospettive, anche seguendo i dati del contagio, le prospettive che si potranno avere anche a livello di decisioni delle autorità su misure, vuoi ai confini, vuoi all'interno del paese, e come muoversi e orientarsi. Noi andiamo avanti negli aggiornamenti, fra poco invece daremo linea al telegiornale per tutti i servizi sin qui realizzati dalla nostra redazione. Abbiamo visto come c'è la graduatoria dei governatori e dei sindaci, poi e le altre notizie ci portano anche alla cronaca, lo vediamo attraverso Trieste prima, migrante si accascia a terra per un malore, la polizia gli salva la vita, l'assistente capo della polizia di frontiera abilitata al primo soccorso ha provveduto immediatamente a praticargli il massaggio cardiaco, ora è salvo. E lo leggiamo da Trieste prima, per problemi cardiaci e stanchezza un migrante irregolare intrecciato sul Carso ha un grave malore e viene soccorso dalla polizia. È successo sabato 4 luglio nel corso dell'operazione Strade Sicure di pattugliamento lungo la fascia confinaria italo-slovena da parte della polizia di frontiera di Trieste assieme al personale dell'esercito del Piemonte Cavalleria. È stato rintracciato in zona San Dorligo della Valle un gruppo di circa una decina di migranti, successivamente dichiaratesi cittadini afghani, che camminavano lungo il bordo della statale al chilometro 166 appena entrato in Italia clandestinamente dalla Slovenia, e poi quindi il malore e il soccorso a questo uomo. Andiamo a leggere anche alcuni degli aggiornamenti
di oggi dal sito della regione che si è occupata nella giornata di ieri, oltre alla situazione e il monitoraggio dei casi da coronavirus anche di ambiente. Lo leggiamo da questa nota della regione. Esco Cimarro, l'assessore regionale ad ambiente ed energia, sospensione canoni per concessionari e estrazioni. Il blocco delle attività economiche nel periodo marzo-maggio, soprattutto nel campo dell'edilizia, ha recato sofferenze alle imprese concessionarie che hanno chiesto la sospensione fino a tutto dicembre dei canoni demaniali dovuti alla regione per estrazione di materiale inerente. La delibera accoglie queste richieste e propone l'adozione in via preliminare delle necessarie modifiche al regolamento, consentendo la sospensione dei pagamenti, così dal sito della regione. Andiamo a leggere adesso una mail, vediamo cosa ci scrivono da casa. Dunque, noi è venerdì, sabato, domenica, piccola vacanza a Sappada. Io e la mia famiglia restiamo in Friuli, Venezia e Giulia, ci scrive Davide. In una delle scelte che abbiamo anche noi monitorato come frequenti in questo anno, quella di prediligere mete regionali o comunque italiane a mete estere. Da un lato c'è anche, cioè, da un lato c'è la preoccupazione chiaramente di quello che è il contagio e come viene trattato all'estero, oppure la paura di venire anche bloccati qualora dovessero nascere dei problemi. Dall'altro lato c'è anche la volontà di parte di taluni di contribuire all'economia locale o nazionale. E ancora ci sono delle innegabili difficoltà a raggiungere mete estere o anche lontane, vuoi per voli aerei, vuoi per mezzi come i treni o i traghetti, perché in certe situazioni, ripeto in certe situazioni, ci possono essere dei limiti o comunque delle prescrizioni necessarie che rallentano o comunque impediscono una fruizione ordinaria di quelli che sono i servizi di trasporto che noi conosciamo e che utilizziamo molto spesso, fra quelli menzionati, soprattutto vigono le distanze e l'obbligo di indossare le mascherine, quindi magari qualcuno è un po' scoraggiato dall'utilizzare questi mezzi di trasporto e sceglie mete più vicine o comunque più alla portata di un viaggio in auto. Allora, noi ci fermiamo adesso per una breve pausa. Ci ritroviamo tra poco con l'edizione del nostro telegiornale, al termine del quale daremo spazio a Telequattro Estate, sempre dal chiosco Kennedy di Barcola. Marco Stabile sarà in compagnia di Antonella Rinaldi, consigliere della circoscrizione terza appartenente alla Lega, e quindi avremo modo di trattare di temi legati alla circoscrizione e a Barcola in particolare. Ci vediamo tra poco per il telegiornale. Telespettatori di Telequattro, buongiorno, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Luca Zaia, governatore del Veneto, e Antonio De Caro, sindaco di Bari, al primo posto nella classifica degli amministratori locali più popolari in Italia, col 70% di preferenze. Medaglia d'argento tra i presidenti di regione a Massimiliano Fedriga, mentre tra i sindaci c'è l'ottavo posto del goriziano Rodolfo Ziberna. Sentiamo. E la cosa che veramente mi auguro è che mio figlio, quando crescerà, dirà: beh, almeno dica, beh, mio padre ha fatto qualcosa. Cioè, Massimiliano Fedriga è il secondo governatore per gradimento in Italia dopo Luca Zaia, quello che in molti definiscono metaforicamente l'imperatore del Veneto, che in questo momento conterebbe sul 70% delle preferenze, quasi 20 punti in più rispetto al giorno delle elezioni. Quanto al neo-quarantenne Fedriga, la classifica stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore parla di un 59,8% rispetto al già molto ampio 51,1% con cui fu eletto. Per le regioni, l'indicazione più evidente è l'Amplein del centrodestra con i quattro governatori più popolari d'Italia. Dopo Zaia e Fedriga, infatti, c'è ancora una leghista, la governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei, quarta Iole Santelli di Forza Italia in Calabria, quinto, ma con consensi in crescita, c'è il primo presidente di centrosinistra, quello dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Evidente l'effetto Covid sulla classifica, come sottolinea il Quotidiano Economico, con consensi sempre più larghi dove l'emergenza è stata gestita meglio,
Consiglio e bocciature dove invece il virus ha colpito più duro e la gestione ha sollevato più polemiche. Vedi quasi 4,5 punti in meno per Fontana in Lombardia. Tra i sindaci invece, in una classifica in cui svetta Antonio De Caro, primo cittadino di Bari e presidente dell'ANCI, vicino come Zaia al 70%, il primo rappresentante del Friuli Venezia Giulia è Rodolfo Ziberna, ottavo sindaco di Gorizia, che conferma sostanzialmente il gradimento della tornata elettorale, più 0,4% a quota 62. Anche gli altri primi cittadini rimangono sostanzialmente in linea con il dato delle elezioni. Alessandro Ciriani di Pordenone, dodicesimo, passa dal 58,8 al 59,9. Pietro Fontanini di Udine, 73esimo, dal 54 al 51,2. Roberto Di Piazza, Trieste, 77esimo posto, perde invece 1,7 punti in percentuale, passando dal 52,6 al 59. In vista delle scelte, abbiamo puntato di dati con Marco Stabile da Barcola per quella che è un'anteprima rispetto alla puntata di Tele4 Estate, tra poco al termine del nostro telegiornale, e anche uno sguardo alla situazione di questa soleggiata e calda giornata. Marco. Sì Bernardo, bentrovati dal lungomare di Barcola, due passi dal chiosco Kennedy dove tra poco saremo in onda con Antonella Rinaldi, consigliera circoscrizionale della Lega, mentre i ragazzi ci salutano, buona giornata al mare naturalmente a tutti, alle nostre spalle abbiamo il Delfino Verde, va detto che sì, giornata soleggiata sì, ma occhio perché c'è un allerta meteo di colore giallo per questa notte, perché in arrivo un fronte freddo proveniente dalla Germania che passerà sulla regione nella notte appunto fra lunedì e martedì, cioè questa sera. In seguito affluiranno correnti nord-orientali secche e fresche, vale a dire che domani soffierà bora anche abbastanza intensa, ma tornerà il sole, quindi occhio a possibili temporali dal pomeriggio, nottata odierna, da domani bora o comunque borino durante la giornata e il ritorno del sole. Qui come vedete l'atmosfera è assolutamente vacanziera, quella classica del lungomare barcolano, con anche qualche imbarcazione a vela a motore che è uscita poco fa per una gita in golfo. Noi naturalmente saremo qui a partire dalle 13.35 circa per una mezz'oretta in compagnia appunto di Antonella Rinaldi della Lega e di questo scenario che ovviamente richiama il titolo della trasmissione Tele4 Estate. Grazie allora a Marco Stabile, l'appuntamento al termine del nostro telegiornale, come già detto anche con l'ospite di quest'oggi. Andiamo avanti a leggere le altre notizie, andiamo alla legge contro l'omofobia, lede la libertà d'espressione, così il Vescovo di Trieste Giampaolo Crapaldi ieri mattina al termine della messa in diretta su Tele4, duramente criticato la proposta di legge parlamentare presentata da Alessandro Zan del Partito Democratico. Sentiamo le parole del Vescovo Crapaldi. Paldi, che ha parlato ieri durante la messa celebrata e mandata in diretta dal Tele4. Sentiamo. Desidero esprimere tutta la mia preoccupazione e non solo la mia, a riguardo del disegno di legge di contrasto all'omofobia e alla transfobia. Fortemente criticato questo disegno dalla Conferenza Episcopale Italiana, cioè da tutti i vescovi italiani, in maniera tempestiva, ma anche da altri, tra cui conosciute femministe, perché si tratta di un'iniziativa legislativa che mette a rischio la libertà di espressione in maniera particolare. È stato molto deciso l'intervento dell'arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi, andato in onda in diretta ieri su Tele4 dalla chiesa di Nostra Signora di Sion al termine della messa. Una decisa contrarietà al testo della legge parlamentare sull'omofobia depositato in commissione giustizia da Alessandro Zan del PD. In nome di alcune idee si ritiene di criminalizzare idee diverse. Se si concede la possibilità di censurare giuridicamente e penalmente, non delle offese, ma semplicemente delle opinioni e delle verità di ordine antropologico e morale diverse da quelle di proponente del disegno di legge,
come per esempio la differenza fra uomo e donna, allora veramente la nostra libertà, quella di tutti, dico, non solo quella dei cattolici, è in pericolo. Si tratta di un disegno pretestuoso che va contrastato con forza. Dunque, il ritorno del coronavirus, il nuovo focolaio triestino palesatosi venerdì, per cui il vescovo esprime il proprio appello a non abbassare la guardia contro il nemico invisibile, quella brutta bestia, termine usato proprio dal Monsignore ai tempi del lockdown, non ancora sconfitta. Questi giorni ultimi sono tornati a crescere purtroppo i contagi da Covid-19 anche nella nostra città di Trieste. E quindi avverto il dovere di un richiamo forte a comportamenti responsabili nel rispetto di se stessi e degli altri. Dunque, dopo aver ricordato i 193 morti da Covid a Trieste, dato appuntamento al 15 luglio per il concerto sulle note di Haydn in cattedrale, Crepaldi ha toccato altri due temi di stretta attualità, il rientro alla presidenza del porto di Zeno D'Agostino e le ulteriori ombre che si addensano sul caso di Giulio Regeni. Esprimo tutta la mia personale soddisfazione per come si è positivamente risolta la questione che riguardava il presidente dell'autorità portuale, che ora ha tornato al suo posto. E per ultimo, ritengo di interpretare l'amarezza di tante persone quando hanno saputo e abbiamo saputo dagli stessi genitori che continuano a sfumare in un mare di colpevoli ombre, in un mare di colpevoli ombre. La verità sulla morte di Giulio Regeni, un ragazzo che studiò nel nostro liceo veterano. Ai genitori va l'assicurazione della nostra solidale vicinanza. Cronaca adesso, è pesantissimo il bilancio dei morti nel weekend appena trascorso, 3 cittadini giuliani in 3 incidenti diversi, purtroppo non ce l'hanno fatta. Andiamo adesso a vedere i dettagli nel servizio curato da Gianluca Paladin. Tragico weekend quello appena passato che ha visto 3 morti, tutti residenti in Venezia Giulia. Ieri Radimiro Bencic, pensionato, 70enne, residente a Trieste e originario di Capodistria, è morto sulla statale 309, la strada Romea, in Veneto, dopo essere finito fuori carreggiata con la sua Giulietta rossa. Forse un malore, forse un colpo di sonno. È successo all'ora di pranzo nella zona di Ariano, nel Polesine, in provincia di Rovigo. L'uomo viaggiava da solo. I soccorsi sono giunti immediatamente, i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dalle lamiere, cartocciate dell'auto. C'è stato anche l'intervento dell'elisoccorso per trasportare il 70enne triestino al più vicino ospedale, ma niente da fare, l'uomo era già deceduto. Altra morte lontana da casa, stavolta si tratta di una donna, 55 anni, Titiana Puskarova, di origine kazaka, residente a Trieste. Si trovava per un'escursione sul Monte Canin, sulle Alpi Giulie, assieme al marito e a 2 amici. Giunta una sporgenza, la donna ha però perso l'equilibrio, precipitando per più di 50 metri e schiantandosi sulle rocce sottostanti, mentre i compagni in ascensione non hanno potuto fare altro che limitarsi a guardare la scena. Inutili i soccorsi medici arrivati con l'elicottero. La scorsa notte ha perso la vita anche un 35enne di Monfalcone in un incidente ad Alessandria. Marco Pugno si trovava a bordo della sua moto BMW. Erano circa le 2:30 di notte nella zona di Occimiano, in provincia di Alessandria. A un certo momento ha però perso il controllo del mezzo per cause da accertare e si è schiantato contro il muro di un'abitazione. La morte è arrivata istantanea, inutili soccorsi, sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Siamo adesso allo sport con la Triestina che ieri sera ha vinto a Bressanone contro il Sudtirolo la gara di playoff, passando quindi al prossimo turno decisivo, il gol di Brivio, l'80esimo. Il gol che vale il passaggio del turno porta la firma di Davide Brivio. L'Unione vince di misura contro il Sudtirolo in quel di Bressanone e passa alla prossima fatica nei play-off della Serie C per il sogno della promozione nella Serie Cadetta. La Triestina esulta e fa bene a farlo perché gioco e risultato premiano i ragazzi di Gautieri. La prima migliore occasione dei padroni di casa che impegnano Fredi al 22esimo minuto. Potente sinistro di Tait che incontra l'estremo difensore Giuliano reattivo a respingere. La Triestina tiene bene il campo, si vede in avanti timidamente dopo la mezz'ora.
Cross ampio e tagliato di Steffè dalla destra, Cucchietti controlla in due tempi con qualche affanno, subendo un tocco che per l'arbitro vale una generosa ammonizione per Giorico. Ancora Triestina che al 45esimo sfiora il vantaggio, Procaccio viene liberato dal compagno e dal vertice dell'area piccola colpisce d'interno. Nel secondo tempo di nuovo pericoloso il Sudtirol, questa volta da calcio da fermo. Offredi si fa trovare pronto mandando in corner, ribaltamento di fronte con l'Unione che crea un'occasione con Granoce, poi sfumata per un controllo mancato del compagno. La Triestina cresce e mette in mostra un'ottima trama di gioco con Lodi, Gomez, Granoce e ancora Gomez, il cui tiro viene neutralizzato, così come la ribattuta a due passi di Mensah, comunque in fuorigioco. Qui bravo il portiere locale Crocchianti a chiudere con un doppio intervento. L'Unione spinge ma si scopre e lascia il fianco al contropiede, una lunga cavalcata poi spedita fuori dal giocatore del Sudtirol. Ecco dunque che arriva l'azione che scuote il risultato. Brivio riceve sulla tre quarti, si avvicina all'area, tocca per Gomez che gioca di sponda, quindi tiro di prima intenzione col destro a infilare l'angolo non coperto dal portiere, ingannato anche da una leggera deviazione. Granoci si batte come un leone, tutti i rossolabardati tengono alta l'attenzione, ma l'entusiasmo si traduce in frenesia nel non voler sprecare il vantaggio. Giorico rimedia un secondo cartellino giallo e lascia i compagni in 10. Da qui però non succede niente di cruciale, la Triestina porta a casa il risultato e con merito passa il turno. Giovedì se la vedrà col Potenza. È tutto per questa nostra edizione del telegiornale, vi lascio dunque alla nostra programmazione. Grazie ancora per averci seguito e una buona giornata.